parole del padre Francesco, anche positivamente, hanno smorzato la nostra emozione, le nostre strade, ma faranno bene di essere qua, ma non certo per la gratitudine di poter partecipare insieme a tanti fratelli a questa consegna della Chiesa dell'Arcivescovato, insieme al livello di domanda dell'apertura della causa di beatificazione di Don Diego Marzotti. Tutto questo materiale è edito. Questo per noi significa che la Chiesa prende in consegna attraverso uno dei segni più visibili e anche espressivi della sua eredità spirituale, la vita di Don Diego, ma anche quella di coloro che in qualche modo si sono trovati legati a lui. Insieme a questi scatoloni, che contengono, come abbiamo detto più volte, una copia dei lavori pubblicati durante la sua vita, sentiamo dunque di consegnarci anche noi stessi, chiedendo al Signore la grazia di non tradire, di non annacquare o intimidire quanto abbiamo ricevuto da Lui, in particolare testimonianza della fede ardente e il senso della presenza e dell'amore di Dio. A nome di tutta la comunità, rappresentata dagli assistenti generali, da me stesso e da tutti questi fratelli e sorelle, vorrei ringraziare veramente Sua Eminenza per averci voluto conoscere meglio durante tutti gli anni nel suo servizio pastorale per Firenze, averci mostrato con tanti gesti la sua paternità, fatta di attenzione sapiente, sostegno, incoraggiamento, e anche per questo momento, reso per noi assai significativo dalla liturgia a memoria di San Sergio di Radonezzo, che ha voluto il padre lì dove siamo, fondatore del monachismo in Russia, patrono della Russia, e anche dalle sue potenti parole di poc'anzi. Vorrei soltanto confermare davanti a lei e a tutti i presenti quanto padre Agostino ha scritto nel suo livello, e che cioè l'intenzione da parte della comunità dei figli di Dio procedere su questo cammino lungo, sicuramente noi preghiamo tutti i giorni perché possiamo vedere, arrivare a vedere, il padre ha scritto tra le sere di Santi, ma non è detto che lo vedremo di qua, insomma. Ma comunque la nostra intenzione di procedere su questo cammino è soprattutto quella di sentirci stimolati nell'essere sempre più uniti alla Chiesa e al suo servizio, e progredire nell'assimilare in modo personale, profondo e vero, quanto abbiamo potuto attingere dal nostro Padre. Egli è stato generatore di vita spirituale, strumento della rivelazione di sé che Dio, nella sua provvidenza, ha predisposto per ciascuno di noi. Se siamo qua è perché siamo convinti che Don Diego ha voluto trasmettere alla Chiesa tutta, sia direttamente nella sua vita, sia indirettamente attraverso noi, tutti i suoi figli, non soltanto quelli della comunità, perché sicuramente padre ha molti figli spirituali sparsi nel mondo, ha voluto trasmetterci un'autentica esperienza di vita nello spirito, vita che possa trasmettersi, contagiare coloro che troviamo nel nostro cammino, dando a queste persone la possibilità di orientarsi in modo sicuro verso il Padre Celeste, accogliere il dono del suo figlio, diventando sempre di più una cosa sola con lui. Il frutto di questa esperienza, che dovrebbe essere anche un valore della comunità, questo è sempre un auspicio, sempre un augurio, sia la capacità di stabilire tra tutti noi, con tutti gli uomini, una gioconda e feconda fraternità che dia loro di ispirarsi reciprocamente speranza e fortezza nel percorrere la via stretta che conduce all'esperienza della visione senza veli. Questo credo sia stato un desiderio amoroso che ha spinto Don Diego a consumarsi per la Chiesa fino alla fine dei suoi giorni. Ringrazio ancora Dio, Santa Madre Chiesa, lei rappresentata a Firenze,
che accetta di sfruttare con amore questo dono concesso a uno dei suoi figli a beneficio di tutti. Grazie a Padre Agostino per aver accettato con grande coraggio questo incarico di consolatore, quasi gli è costato la vita, e a quanti gli hanno dato mano forte in questi primi passi di un'opera non semplice. Grazie a lei, Padre Rodano, per far posto tra i suoi tanti impegni a questo voluminoso materiale, e i nostri più sinceri auguri per il suo lavoro e la sua missione in tutte le sue sfaccettature. Grazie infine a quanti sono venuti stasera, quanti accompagneranno